siamo con i ragazzi socialmente pericolosi, qui oggi a Giffoni. Vaiu, io oggi volessi parlare un po' con napoletano. Mi consentite? In lingua, vorrei fare interviste in lingua. Allora, la prima domanda volesse fare, quando si è presentato su Fabio Venditti a 2, cioè com'è nato questo incontro? Si è presentato, lo spiego lungo, chi ne dice, a mi domanda poi chi sa noi. Io questo voglio sapere, chi sei venuto a 2 e che vai? Ha detto, ragazzi, venite con noi a fare un cortometraggio, un film che è una finta rapina, cosa. Ah. E abbiamo fatto un film e una finta rapina, poi ci siamo appassionati. Ah. Si fa, si in la televisione, un po' computer, cosa. E molto su spiego, ha detto, io vado a fare stupizzo. Avete pensato, ma chi sta dicendo? Avrete pensato, ma chi sta padrone? Ti dimmi, hai fatto un'ostra che abbiamo fatto. Vabbè, però. Alla fine abbiamo visto che era uno che non parlava solo sulla chiaccia. Era uno che faceva i fatti. Allora noi abbiamo deciso di prendere questa strada e di seguire a lui, capito? Giusto per... Oh, man è venuto pure un guadagno, non ce l'aspettavamo mai. Cioè, noi mica so guadagno, bello e buono e mi savi senza fare niente. Ci hanno parlato di un mestiere in poche parole, cioè... No, mestiere della TV. No, cioè facevamo qualcosa, prima che siamo... Noi a Napoli siamo tutto quanto attore. Noi quando scendiamo, quando la mattina scendiamo, se non facciamo una parte noi... L'arte di arrangiarsi, ma soprattutto siamo attore, cantando, come si fa? Però se sappiamo sfruttare le potenzialità... Come? Savanna. Questo tu che lui pensa? Ha visto le nostre potenzialità, Fabio Venditti, eh? Tu che dici? Tu di sei arrivato, se non parla a nessuno fatto, Fabio Venditti è venuto a 2, ha detto io, come fa sta cosa? Vabbè, ma chiunque pensava, io credo che... No, tu che hai pensato? Chi veniva, da chi l'attimo là, nelle condizioni in cui eravamo, io accettavo tutte cose, qualsiasi cosa era, di bene, perché comunque noi non c'era data alternativa, non c'era alternativa al nostro... Poi mi dicono pure se veniva cose malamente, però è venuto con cose buone, cioè... cose buone, meno male. E poi... Qua stanno a scena certi cose. Una cosa a Mariano, Mariano sta senza voce, ma dai. No, Mariano mi dice una cosa. Gli amici hanno detto, ma si presenta Fabio Venditti a 2 e dice, vai io, amma fa su cortometraggio. Tu che pensate? Ma chi sei che è su cortometraggio? Io sono arrivato dopo tanto tempo a questo progetto. Però per me è stata l'unica possibilità, perché anche tre figli, se mi vediamo che sta a camera, ambiccato. Vista nulla, ha visto che abbiamo buscato una cosa, ha detto molto. Americana, poi lo chiamano americano, e tra su di sì che sei mi sei quanti lo chiamano americano? Ma tu io avete fatto benissimo, noi abbiamo fatto dei progetti insieme con Federico. I video che abbiamo fatto. Una cosa delle. Allora, ho fatto c'è da c'è danno. Arrivo di 130 oggi, 130 rimane a Paranamasato, consentimi. Ringraziamo Comune, ha roppo 6 mesi. Hanno provato tutto quanto. Ringraziamo il Comune per il nostro montatore, Frank di Serio. Giuliana pure ha ringraziato. Giuliana c'ha Giulia. Ma piazza pubblicità, così, ma ce ne sembra un coso con... Le Roma, come si chiama? Fatto di cane, cose, Sky. Paolo Tamburello. Paolo Tamburello, così, Sky. Dice, ragazzi, datemi il vostro numero e andiamo a vedere la partita. Ci hanno mandato 6 messaggi, non ci sapevano la partita. Era poi il biglietto, vavamo noi. Ma c'è la prima. Allora i napoletani stanno pure fuori Napoli e il suo progetto io è bello assai, ci sono dovuto prima andare in un'altra città e raccontare le altre città, le realtà che ci sono nell'estremo nord, come si dice a Napoli, una bella capata, cioè, bella perché... non la racconta noi sì, cose, per no, secondo me è una cosa troppo bella, perché comunque massiccio come me, massiccio Maria. È stata ai nostri occhi, capi? Come si dice, la bellezza è negli occhi di chi guarda, giusto? Bravo. Quindi se noi siamo contenti lui, sta contento pure riesco. Noi ringraziamo tutti questi guaiuni, perché veramente ci rendono orgogliosi di essere napoletani, il suo di chi? Non sono ancora i quartieri, sono solo i fuorigrutti, però poi si diciamo, sono orgogliosi che loro sono napoletani. Questo è il motivo per cui mi fa scendere la mattina e mi fa facile essere orgoglioso e essere napoletano. E non fa la poca. E buon giornalista. Tipo Gialappas. In italiano. In italiano e napoletano raccontare delle altre città. Che se voglio. Chicchinese, svilanghese. Chicchinese è la nonna mia, diceva chicchinese. Piano ci imparamo pure a parlare. Naturalmente, piano piano partiamo, cerchiamo di parlare italiano. Tipo volessi sentire. Traduciamo in napoletano. Volessi sentire Mariano e dice: senta, allora qua siamo qui a Milano. Cazzo, dai. Tedesco basso, tedesco alto e tedesco medio. E voglio guardare. Tre lingue in Germania. Ma Napoli, un dialetto napoletano, non due scudà, è francese, spagnolo, arabo e un po' che ha mischiato qualcosa. Come diciamo, se non ho di soldi a fare due bagni, dobbiamo organizzare i vago con loro perché soldi non ce ne stanno.
soggiorno di 3-4 sì, ore. Sì, sarà mai, ti presento lungomare liberato, andiamo là. Lungomare più bello bravissimo. Del mondo. Aiuto. Un saluto a tutti quanti. Ciao, l'unica donna del gruppo. Federico TV. La TV che vuoi. Aiuto, la vuoi tu, ma che sei Napoli? La parola a te. Com'è? Sei socialmente pericolosa? Un poco, ma lo sono. Io no, rappresento solo la donna tra tanti uomini. E che donna? Io, questa è Napoli e questa è Napoli che ci piace a noi. Un saluto a tutti quanti. Un bacione circolare a tutta la fascia di ascolto.